Ma perché accontentarsi però, scusi professore, di un semplice arto artificiale quando si possono costruire robot che ci possono sostituire nelle attività più disparate? Tipo, dammi una mano tu. Sì, portare la tua ragazza a fare shopping, fare la colonoscopia, condurre la gaia scienza, oppure andare in giro a fa' coceri come fa il professore. Basta, non è di più, te ne sei dimenticata una fondamentale, quella di tirare i rigori. Quanti di noi hanno provato questa incredibile emozione di essere da soli davanti a un portiere in mondovisione? Quanti? Uno al mondo, vabbè, però insomma è bello farlo comunque un robot. Comunque, non serve andare alla Fortezza delle Scienze per trovare dei robot così, basta andare alla Sapienza e chiedere del ricercatore Luca Iocchi. Eccolo qua. Eccolo che arriva. Salve. Ecco. Che cosa stanno facendo questi automi, come li avrei chiamati io, questi robot? Questi robot sono programmati per giocare a calcio, quindi in questo momento stanno simulando una partita di calcio. Ah, simulano anche loro? Simulano. Subito. Allora, possiamo fare un esperimento, vediamo un rigore classico. Lui capisce quello che dico? Sì, sì. Fischio io, eh! Oh! Fischio io. È proprio calciatore, sì. Ha guardato. C'è anche un portiere, vediamo che succede. Invece dell'intelligenza artificiale c'è la deficienza naturale. C'è una velina qua, eh. Pronto? Da questa parte. Vediamo. C'hanno una leggera inerzia nel... Attenzione. Oh! Il portiere non si è mosso però. Il portiere non si è mosso. È stato... Si potrebbe muovere il portiere? Forse non ha sentito il fischio del fischietto. Ah, ok, dorme. Vabbè. Allora, Luca Iocchi, intanto che i miei assistenti possiamo si dilettano, lo sapevo che gli sarebbe interessato questo aspetto. Ecco, adesso hanno fatto crollare il portiere. Se fate dei danni pagate voi. Carica sul dopo. Portiere, ma io non sono stato. Allora, dicevo, questo è un aspetto ludico, perché fate questi giochi? Scusi, professore, ma sta facendo della popò. Io non volevo dirlo, ma si è messo in posizione. Come mai fate questi giochi? Hanno un aspetto invece anche scientifico, una ricaduta scientifica? Sicuramente, inizialmente questi vengono visti appunto come giochi che attirano gli studenti dei nostri corsi di robotica e intelligenza artificiale. Poi queste tecnologie vengono esportate anche in campi applicativi più seri, quali per esempio? La sicurezza, la sorveglianza, oppure l'uso di robot per... esplorazioni spaziali o per l'interazione come possono insomma sostanzialmente si tratta di controllare remotamente senza l'intervento umano per esempio alcune situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, questo voleva dire. Esattamente, questi robot possono per esempio sorvolare un ambiente ostile. Immaginiamo una situazione dove c'è stato un disastro naturale, ad esempio un terremoto. Dove gli uomini non possono avvicinarsi. Dove sarebbe pericoloso per gli uomini andare, i robot ovviamente hanno questo vantaggio. Ma come mai gli viene data questa forma simile all'umano? Non ce ne sarebbe bisogno, no? Ma che cosa state facendo? Rimettetela. No. Vi faccio la domanda. Fatemi parlare di cose serie, giocate senza interrompere. Allora, alzate le braccia. Dicevo, come mai si conferisce ai robot sempre questo aspetto simile agli umani? Abbiamo bisogno di vederli vicini a noi. Sicuramente la forma umanoide ha due aspetti positivi. Il primo ovviamente l'accettabilità. Per esempio questi robot sono utilizzati in particolare per le interazioni con i bambini. Ecco. E poi i robot umanoidi di dimensioni umane possono essere utilizzati laddove tutti laddove vengono utilizzati degli strumenti o degli ambienti progettati per l'uomo. Ah, per esempio quale potrebbe essere? Beh, nelle missioni spaziali, ad esempio, possono essere utilizzate. Possono assumere, bisogna dirlo, anche altre forme, possono volare, per caso non c'è bisogno che assomiglino a loro. Possono volare, possono avere forme di automobili o di... Comunque, ancora i gesti che vediamo, in questo caso il portiere apparato, sono ancora lenti, ci sembrano un po' scomposti. Che tipo di futuro possiamo prospettare per questi automi? Allora, c'è la Federazione RoboCup che ha scommesso che nel 2050 ci saranno robot umanoidi della nostra dimensione che giocheranno a calcio contro gli umani, ci saranno robot che aiuteranno i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile in situazioni di emergenza e robot domestici che aiuteranno a fare i servizi di casa. Bisogna pensare che i progressi nel campo di questa scienza sono in realtà rapidissimi, adesso sì. Questi aggeggi hanno grosso modo un'intelligenza paragonabile a quella di un insetto evoluto, però in poco tempo potrebbero arrivare anche a intelligenze molto maggiori. Ma che succederà? Possiamo prospettare per caso un futuro in cui queste macchine faranno tutto da sole?
No, queste macchine sono comunque programmate dai programmatori, dagli ingegneri per svolgere determinati compiti, quindi non hanno capacità di autodecisione, anche se mostrano un comportamento intelligente, in realtà stanno eseguendo degli ordini impartiti dal progettista. Non hai fatto la domanda più importante. Professore, quest'anno cominciamo il campionato? Speriamo. Speriamo. No, riusciremo a conquistare una galassia nemica con sta roba? No.